Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria. Grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Cielo, volume 4, capitoli 63, 64, 5, 7 aprile 1901. Continuando lo stato di privazione, questa mattina pare che l'ho visto un poco insieme con la Regina Madre. E siccome l'adorabile Gesù teneva la corona di spine, l'ho tolta e tutto l'ho compatito, e mentre ciò facevo mi ha detto: compatisci insieme la mia madre, che essendo la ragione dei suoi dolori il mio patire, compatendo lei, vieni a compatire me stesso. Dopo ciò mi pareva di trovarmi sul Monte Calvario nell'atto della crocifissione di Nostro Signore. Mentre soffriva la crocifissione, vedevo non so come in Gesù tutte le generazioni passate, presenti e future, e come Gesù, avendoci tutti in sé, sentiva tutte le offese che ciascuno di noi gli faceva e soffriva per tutti generalmente e per ogni individuo particolarmente, di modo che scorgevo pure le mie colpe e le pene che per me soffriva distintamente, come pure vedevo il rimedio che a ciascuno di noi, senza eccezione di Veruno, ci somministrava per i nostri mali e per la nostra salvezza eterna.
Ora, chi può dire tutto ciò che vedevo in Gesù benedetto dal primo fino all'ultimo uomo? Stando fuori di me stessa, le cose le scorgevo chiare e distinte, ma trovandomi in me stessa le vedo tutte confuse. Onde, per evitare spropositi, faccio punto. Continuando il mio adorabile Gesù a privarmi della sua presenza, mi sento un'amarezza, è come un coltello fitto nel cuore che mi dà tale dolore da farmi piangere e stridere come un bambino. Ah, veramente mi pare di essere divenuta come un bambino che per poco che si allontana dalla madre, piange e grida tanto da mettere sottosopra tutta la casa e non c'è nessun rimedio come farlo cessare dal piangere se non si vede di nuovo nelle braccia della madre. Tale sono io, vera bambina nella virtù, che se mi fosse possibile metterei sottosopra cielo e terra per trovare il mio sommo ed unico bene, e allora mi quieto quando mi trovo in possesso di Gesù. Povera bambinella che sono, mi sento ancora le fasce dell'infanzia che mi stringono, non so camminare da sola, sono molto debole, non ho la capacità degli adulti che si lasciano guidare dalla ragione. Ed ecco la somma necessità che ho di starmene con Gesù, o a torto o a diritto, non voglio saperne niente, quello che voglio sapere è che voglio Gesù. Spero che il Signore voglia perdonare a questa povera bambinella che delle volte commette degli spropositi. Onde trovandomi in questa posizione, ho visto il mio adorabile Gesù nell'atto della sua risurrezione, con un volto tanto risplendente da non paragonarsi a nessun altro splendore. E mi pareva che l'umanità santissima di nostro Signore, sebbene fosse carne viva, ma splendente e trasparente, in modo che si vedeva con chiarezza la divinità unita all'umanità. Ora, mentre lo vedevo così glorioso, una luce che veniva da lui pareva che mi dicesse: tanta gloria mi ebbi alla mia umanità per mezzo della perfetta obbedienza, che distruggendo affatto la natura antica me ne restituì la nuova natura gloriosa ed immortale. Così l'anima per mezzo dell'obbedienza può formare in sé la perfetta risurrezione alle virtù. Come se l'anima è afflitta, l'obbedienza la farà risorgere alla gioia, se agitata, l'obbedienza la farà risorgere alla pace. Se tentata, l'obbedienza le somministrerà la catena più forte, come legare il nemico, e la farà risorgere vittoriosa dalle insidie diaboliche. Se assediata da passioni e vizi, l'obbedienza, uccidendo questi, la farà risorgere alla virtù. Questo all'anima ed a tempo suo formerà la risurrezione anche del corpo. Dopo ciò, la luce si è ritirata. Gesù è scomparso ed io sono rimasta con dolore, vedendomi di nuovo priva di lui, che mi sento come se avessi una febbre ardente che mi fa smaniare e dare in delirio. Ah, Signore, datemi la forza a sopportarvi in questi indugi, perché mi sento venire meno. Bene, ciascuno di questi due capitoletti ci presenta almeno due distinti e importanti punti e spunti di meditazione che quindi è bene affrontare subito senza troppo tergiversare. Allora, il primo punto, c'è cioè la prima frase di Gesù che è assai emblematica e che va ben al di là della portata ristretta e contingente in vista del quale Gesù l'ha pronunciata, no? Compatisci insieme alla mia madre che, essendo la ragione dei suoi dolori, il mio patire, compatendo lei, viene a compatire me stesso. Ecco, diciamo, l'occasione contingente è il presentarsi di Gesù coronato di spine e il gesto del togliere la corona fatto da Luisa in atto appunto di compassione. Quindi compatire, cioè soffrire insieme. Questo significa letteralmente, quindi fare proprio le proprie sofferenze, provarne pena, provarne dolore, ecco, è cosa evidentemente grandissima e dovrebbe diventare oggetto della nostra preghiera, della nostra attenzione, della nostra meditazione. Come si fa a compatire il dolore di Gesù? Beh, non si può certamente compatire ciò a cui non si pensa e ciò a cui non si pensa intensamente, non nel divin volere.
tutto quello che la teologia classica e l'ascetica classica, la spiritualità classica ci ha insegnato sulla meditazione e viene esaltato, viene, no? Perché uno degli aspetti fondamentali del divin volere è proprio la presa di coscienza dell'importanza della nostra volontà. E come la nostra volontà, che è sovranamente libera, può portarsi nel divin volere in ogni istante, dovunque voglia, volando dove vuole andare. Per girare, ecco, nella passione di Gesù e nella passione della Madonna, nella partecipazione di Maria Santissima e del dolore di Gesù, ci vuole un atto di volontà e poi ci vuole un atto dell'intelligenza aiutata dalla fantasia, che può essere sollecitata da varie fonti, no? Per esempio, una è l'ora sono le 24 ore della passione. Questi sono mezzi fondamentali per la preghiera, no? Allora, io ci devo pensare, mi devo rappresentare la scena del crocifisso, la scena della Madonna sotto la croce, i dolori di Maria, tutte quante le scene della sua vita, no? E facendo questo esercizio interiore, si vedrà che se Dio vuole, offrendo queste disposizioni, si vivranno delle esperienze di compassione anche molto intensa, comprese anche vive e devote e ardenti lacrime, che sono cose, diciamo così, assolutamente normali nella vita, quando uno ha una vita interiore intensa. Gesù dice: compatisci anche mia madre, perché compatendo lei compatire lei è compatire me. Perché io fui la causa dei suoi dolori. Questo, capite? Questo che dicevo, questa è la situazione contingente, no? Quindi ciò che si fa alla Madonna è fatto a Gesù. Ciò che si vive nella Madonna è vissuto in Gesù. E ciò che si riceve dalla Madonna, lo stesso è ricevuto da Gesù. Qui c'è proprio un eco della dottrina monfortana della Madonna come essere relativa a Dio e l'unica creatura, è l'unica eccezione al fatto che, come sappiamo e come nel regno del divino volere si parla meglio, che qualunque minimo attaccamento alla creatura è da lasciare perché ostacola la vita del creatore in noi. Dice San Luigi: questo è vero per tutti tranne che per una creatura, perché attaccarsi a Maria, ecco, ovviamente non in forme di devozione strane, disordinate, false o fanatiche, queste non sono ovviamente mai consone, mai foriere di bene, ma attaccarsi a Maria fuori di queste deviazioni non produce nient'altro che attaccamento a Gesù, niente altro. Ecco, per cui tutte quante le preoccupazioni che a volte vengono agitate da qualcuno, che uno dice: si dà troppa importanza alla Madonna e poco a Gesù, sono quanto mai false e speciose. Perché andare da Maria è andare da Gesù. Perché la vita della Madonna non è stata nient'altro che vita nella divina volontà, quindi non è stata nient'altro che vita di Gesù fatta propria. E questa è la prima cosa. L'altra cosa è la profonda presa di coscienza. E anche questa dovrebbe essere poi rivissuta dentro una preghiera profonda di quello che ha visto Luisa. Dice: ho visto in Gesù crocifisso tutta l'umanità presente, passata e futura, come collettività e come singoli, e ho visto distintamente i peccati che ho fatto io e le pene che ho dato io a Gesù. Quindi, quando si dice che Gesù è stato ucciso dai nostri peccati, quei bei canti devoti che si cantano nel Via Crucis, o comunque la dottrina, come dire, divina e cattolica che proviene dalla lettera di San Paolo, no? Cristo è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione, una delle frasi paoline celebri. Ecco, queste non sono chiacchiere, non sono cose distanti o pii discorsi. Perché Luisa ha visto i propri peccati presenti nell'umanità di Gesù e
e le pene e le sofferenze che gli hanno causato. Scorgevo pure le mie colpe e le pene che per me soffriva distintamente. Quindi io, Don Leonardo Maria Pompei, sicuramente ero presente, ma questo vale per chiunque sta ascoltando, ascolterà o mediterà queste cose, può senza nessun dubbio mettere il proprio nome sotto questa considerazione. Ero presente in Gesù durante la sua crocifissione e gli stavo dando a causa delle mie colpe pene ben precise, distinte da quelle di qualunque altro esponente della massa dell'uomo, dell'umanità. E anche qui pensiamo a quanti uomini e quante donne sono esistite, furono, sono e saranno sul pianeta Terra, no? Sono tanti. E come Gesù su tutti ha un'attenzione, come tutti erano presenti e concentrati in quel giorno. È veramente impressionante, insomma, no? Ma anche questo è molto importante, farne oggetto di preghiera profonda e di meditazione interiore, perché lungi da noi pensare che la morte di Gesù sia un fatto storico ristretto a un evento compiutosi 2000 anni fa, ecco, di cui, ecco, sono state responsabili alcune persone che, poverine, a me fanno tanta pena essersi trovate in quella situazione, insomma. Ma è qualcosa che riguarda noi. E dobbiamo chiedere al Signore che ci doni la grazia. Queste sono cose che possiamo sapere con la mente, no? Ma sono cose che devono scendere nel nostro cuore. Sentirne davvero tutto quanto la bellezza, ma anche, come dire, il dolore profondo che questo dà, no? Per i nostri peccati, perché poi l'anima capisce che se non ci fosse stato il peccato dell'uomo tutto questo non sarebbe successo. E quindi si pente, si addolora compiendo delle operazioni che sono sommamente gradite a Gesù. Nel secondo capitoletto ci sono anche qui due spunti importanti di riflessione. Uno è sull'amore ancora a Gesù. Amore chiaramente vissuto ed espresso da Luisa con le caratteristiche del tutto peculiari di chi ha avuto contatti diretti con Gesù. Ecco, e si vede questo qui anche negli scritti di Luisa, no? Lei stessa dice: mi comporto come un bambino. Il bambino vuole la mamma, se la mamma non ci sta, piange e strilla, capisce niente. Ha voglia di dire: guarda che mamma sta qua, sta a cucina, sta a lavare i piatti, quindi non sta lontana. Ecco, ma il bambino, se si mette in testa che vuole che la mamma lo prenda in braccio, se lo stringe al seno, comincia a piangere, mamma, e non si calma fino a quando la mamma non va sulla culla, lo prende e se lo mette addosso. Ripeto, chi conosce le esperienze dei santi che sono stati in contatto diretto con il cielo non si stupisce affatto di questa cosa. Lui se lo riconosce. Io sono un bambino, ma usa anche espressioni audaci, no? Sì, io sono un bambino, ho capito. Ma per la somma necessità che ho di starmene con Gesù, a torto o a diritto, non voglio saperne niente. Quello che voglio sapere è che voglio Gesù. Quante volte ci sta voglio? Ci sta 3 volte in una riga e mezzo. Imperioso. E qui bisogna farsi subito la domanda, no? Che cosa pensa Gesù di questo? Cioè, pensa veramente che questa è una bambina che si comporta come una bambina? Perché danno vita ad atteggiamenti bambini, cioè ad atteggiamenti esteriormente da bambino, queste cose qui, no? Dice, vabbè, insomma, Gesù ce l'ha avuto, è tornato, tornerà, no? Nella divina volontà tu devi sapere che è sempre con te, che è sempre al tuo fianco, che è sempre dentro di te, anche se l'aveva Luisa, no? E quindi anche quando non lo vedi, c'è, cioè, sempre, no? Anzi, puoi esercitare la fede, le virtù teologali, tutte queste cose qui. E questi rispondono: sì, va bene tutto, ma io voglio Gesù. Modestamente, modesto parere personale, io credo, ovviamente, quando dice voglio Gesù,
È evidente che sta già uniformata la divina volontà, nel senso che se Gesù dovesse sparire per una settimana soffrirà tantissimo, ma è chiaro che starà unita al Fiat, e l'ha dimostrato tante volte Luisa, no? Ecco, però questo volere, questo desiderio così intensi, certamente sono molto graditi a Gesù e riparano anche tante indifferenze e tante freddezze. Ecco, è chiaro che i desideri si accendono in questo modo così veemente quando si entra in un profondo contatto con il Signore, no? Ecco, tuttavia, anche chi non ha la grazia straordinaria, ecco, di esperienze straordinarie, può, ecco, vivere questo invocando Gesù, cercando Gesù. Esternando il proprio desiderio di lui, il proprio amore di lui, no? Così come può, così come sa, ecco. Chi comincia a vivere un pochino di vita di grazia non è completamente digiuno, almeno qualche piccola grazia dal Signore l'ha avuta, no? Anche a livello di consolazione, di vita interiore. Basta appoggiarsi su quello e da lì far partire, come dire, i moti del nostro cuore, perché Gesù è amore. L'amore spiega benissimo in una parte degli scritti, ovviamente in perfetta consonanza con il trattato del De Deo Trinet Uno nella Chiesa Cattolica, che l'amore non è un attributo di Dio, perché attributo è qualcosa che si aggiunge alla sua sostanza. No, 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 l'amore è l'essenza di Dio, come dice San Giovanni. Dio è amore, non Dio ha amore. Dio è amore. E l'amore vuole stare con l'amato, l'amore desidera l'amato, l'amore vuole fondersi con l'amato, l'amore vuole fare una cosa sola con l'amato. L'amore tende proprio irresistibilmente all'unione, alla fusione, no? E la vita interiore è vita che porta all'unione con Gesù, questo è quello che si è sempre praticato e vissuto anche in forma straordinaria, e invece nella Divina Volontà porta alla fusione con Gesù. Attenzione anche qui, fusione con Gesù o fusione con Maria. E fondersi con Maria è la stessa identica cosa che fondersi con Gesù, la stessa. Non perché la Madonna abbia pari dignità rispetto a Gesù, perché Gesù è Dio fatto uomo e la Madonna è una creatura, però il motore sia della Santissima Umanità di Gesù che della Santissima Umanità della Madonna, il motore, il principio attivo di ogni cosa era sempre la Divina Volontà. E cioè, la Madonna ha poi una relazione con Gesù che nessuna creatura, come abbiamo visto, inesorabilmente, inevitabilmente porta l'anima poi al Signore. Questa è la prima parte. La seconda parte del secondo paragrafetto, ecco, contiene una nuova super lezione magistrale sull'ubbidienza. Gesù trae spunto dalla sua risurrezione e spiega una cosa che emerge molto bene nelle lettere di San Paolo, specialmente nell'inno ai Filippesi, no? Dice che si è fatto ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato, no? E cioè, la gloria della natura umana di Gesù dopo la risurrezione non dipende semplicemente dal fatto che è Dio, perché era Dio pure prima della risurrezione. Non è che prima non era Dio, è diventato soltanto dopo. Ma dipende dal fatto che il suo abbassamento, il suo essere schiavo del Padre, il suo adempiere in tutto e per tutto, fino all'ultimo istante, pur tra pene atroci, tra quelle che si possono vedere, quello che Dio voleva, è il fondamento della glorificazione della sua natura umana. Questo è andato condiviso da San Tommaso, da Aquino e da tantissimi teologi, no? E fondato tra l'altro sulla Sacra Scrittura, non solo su questo passo, ma anche su questo passo, no? Per questo Dio l'ha esaltato. Cioè, per cosa? Perché si è fatto obbediente fino alla morte di croce. Insomma, quindi uno che non ubbidisce a nessuno la Santissima Trinità, non ubbidisce a nessuno, La seconda persona della Santissima Trinità, nella sua vita Trinità, non ubbidisce mica a nessuno,
Quindi sono cose per noi grosse, ecco, direi insondabili, no? E allora Gesù 3 spunto dice: guarda, attenzione, tanta gloria mi ebbe la mia umanità per mezzo della perfetta ubbidienza. Quindi fa la parafrasi di quel passo di San Paolo che ho appena citato. E cosa fa l'ubbidienza? L'ubbidienza distrugge la nostra natura antica e ne restituisce una nuova. Ora, qui l'ubbidienza dobbiamo sempre esercitarla, non mi stancherò mai di dirla, nei confronti dell'Altissimo e non soltanto nei confronti dei comandamenti. Ripeto, è fondamentale imparare ad ascoltare la voce di Dio che ci parla nel nostro cuore e mettere prontamente in pratica tutto quello che ci dice. Io continuo a verificare, insomma, l'importanza di questo. Questo è un punto capitale della vita interiore, ripeto, anche attraverso tante comunicazioni, tante cose che mi arrivano, messaggi, mail, dove, anche quando vengono richiesti sacerdoti, insomma, pareri morali o cose di questo genere, spesso le anime vengono a dire: ah, vorrei chiedere un parere morale su questa cosa X. Per la verità mi è successo questo incidente Y. Sto parlando di cose che arrivano tramite email, ovviamente, quindi di cose non sigillate dal sigillo sacramentale. Quindi cose che escono in questi contesti che in forma assolutamente riservata e anonima per l'edificazione, ecco, possono essere ovviamente dette, no? Era successa questa problematica morale. Vorrei un chiarimento. Però secondo me questa cosa è sbagliata, perché le volte che mi è successo di viverla io ho sempre sentito un'inquietudine interiore. Io rispondo sempre: la risposta te la sei già data. E come vedi non è tanto difficile darsela. Questo va anche una piccola cosa, no? Cioè, perché la grazia poi ci porta avanti questa obbedienza, dobbiamo fare attenzione a questa obbedienza. Perché ogni volta che tu dici di no ad un'ispirazione, ad una cosa buona che il Signore delicatamente ti suggerisce di fare e non ti manda l'Arcangelo San Gabriele, te lo dice interiormente, te lo dice. Ti sembra che sia un'idea tua. Ecco, generalmente i pensieri positivi, quelle ispirazioni che magari che ci spingono a fare qualche piccolo sacrificio, a pregare un po' di più, a stare più col Signore, a fare un atto fatto meglio, a perdonare un'offesa, qualunque cosa, cioè non è tanto difficile. Ecco. E quelle non dobbiamo pensare che siano pensieri nostri, dobbiamo pensare che siano pensieri che vengono dal cielo. Così come imparare a smascherare facilmente, ecco, quelli del nemico che portano sempre agli effetti contrari, non portano alla virtù, non portano al vizio, non portano alla pace, non portano al turbamento, non portano alla gioia, non portano alla tristezza. D'accordo? Questo perché la stragrande maggioranza delle persone non può vivere, come dire, in un'ubbidienza stretta ad un rappresentante di Dio, che è cosa riservata a chi ha fatto voti di obbedienza dentro gli istituti di vita consacrata, come ho detto tante volte, oppure appunto nei casi di anime come Luisa devono stare sotto stretta obbedienza di un sacerdote, insomma, che l'accompagna. Ma anche, diciamo, negli altri casi in cui può essere assai utile, anche molto utile, la presenza di un uomo di Dio che rappresenti la sua autorità, come i discernimenti vocazionali, per esempio, oppure anche l'impegno risoluto, ecco, a percorrere un cammino di santificazione. Ecco, comunque non è l'obbedienza stringente che c'è un religioso che ha professato una regola, che c'è un guardiano dentro il convento, insomma, quindi. Che poi c'è questa formazione, c'è il maestro dei novizi, il maestro dei postulanti, il maestro dei chierici, quindi sta sempre, come dire, sotto questo profondo gioco, no? Ma non è importante, ecco, o meglio, non è essenziale, ecco, è importante sì, ma non è essenziale, non è indispensabile, perché sennò non è che dobbiamo tutti quanti diventare frati e suore per poter praticare l'obbedienza, però dobbiamo praticarla. E Gesù dice, se uno ubbidisce a me e fa quello che gli dico, e sappiamo che la divina volontà ci lascia sempre sovranamente liberi in ogni circostanza, noi decidere.
avrà la perfetta risoluzione nelle virtù. Sei afflitto? Comincia ad ubbidire alla divina volontà e vedrai che l'afflizione si cambierà in gioia. Sei agitato? Comincia ad ubbidire alla divina volontà e vedrai che risorgerai nella pace. Sei tentato? C'hai il diavolo tra i piedi, ti senti tormentato da cattivi pensieri? Ubbidisci a Dio e vedrai che se ne andrà. Senti incalzare di passione e di vizi, ubbidisci a Dio. Li metterai nel dimenticatoio e al loro posto nasceranno le virtù. L'ubbidienza è una virtù tanto importante perché genera quella sana diffidenza nei confronti di noi stessi, sana perché ci sono anche forme malate, anche qui purtroppo l'umano disequilibrio rende sempre molto latenti a volte i confini tra vizio e virtù. Però indubbiamente l'ubbidienza gradualmente ci porta ad una vita realmente santa. E anche quando esercitata, diciamo, nella forma del confronto, ecco, con le figure autorevoli, che tra l'altro, a mio modestissimo avviso, devono imparare ad esercitare l'autorità in maniera analoga, come farà Altissimo, quindi a meno che non ci siano questioni gravissime, quindi questioni morali di bene o di male, di peccato mortale o di peccato veniale, lì bisogna dire sempre una parola caritatevole, ma anche chiara e distinta, perché l'anima possa formare la sua coscienza, no? L'anima di chi si rivolge a un rappresentante di Dio. Ma fuori di questo, di questi casi, il compito del rappresentante di Dio è stimolare, sollecitare la coscienza del fedele perché possa dire il suo sì al Signore, senza sostituirsi al Signore. Chiediamo la grazia al Signore, ecco, di darci questa grande e perfetta obbedienza, perché tutto il nostro essere possa essere rigenerato, i nemici della nostra anima possano essere allontanati e sgominati, e la gioia e la pace possano regnare stabilmente nella nostra anima. Bene, Santa Vergine Maria, abbiamo di nuovo ricontemplato l'importanza della fusione con te per raggiungere la fusione con Gesù, consolare te e consolare Gesù, servire te e servire Gesù, unirsi a te e unirsi a Gesù. Il nostro amore e la nostra devozione a te aumentino giorno per giorno, in questa stabilirsi nella verità che ci libera anche da problemi inutili, da pensieri e da scrupoli anche sulla tua divina persona. Possa la santa obbedienza regnare nella nostra anima e aiutaci sempre tu a discernere bene le sante ispirazioni, i modi con cui il Signore parla nella nostra anima, e ottienici anche la grazia di poter sempre rispondere in maniera pronta, immediata e piena agli appelli della grazia, ecco, per poter vivere la bellezza e la dolcezza del poter ubbidire a Dio e ai suoi divini voleri. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.